Siamo qui alla decima edizione di Georgica e abbiamo un ospite importante in questa conferenza, siamo in questo corner culturale che è il Teatro del Vento. Benvenuto, allora Gian Piero Barbieri. Allora parliamo di una cosa di cui ne abbiamo sentito parlare tanto ultimamente, anche abbastanza innovativa. Addirittura McDonald's ha lanciato questa pubblicità, comunque questa notizia, che negli ingredienti principali, quindi le farine dei panini, ci fosse dentro questo elemento che è il grillo. Allora, perché sta crescendo questo interesse per queste farine di questi insetti? Le farine di insetti, sono farine proteiche estratte da questi insetti, non solo dal grillo, ma da formiche, da api, vespe, lupiche, C'è scarafaggi. un bel mix, Sì, c'è un bel mix. ecco. Ora quella che viene lanciata ultimamente è proprio quella della farina di grillo. L'interesse soprattutto in linea generale è dovuto al fatto che queste farine vengono fornite con un'elevata efficienza. Gli animali normalmente producono un punto proteico è relativamente basso rispetto a quanto ingeriscono, cioè il rapporto tra quanto noi forniamo loro e quanto loro si restituiscono come proteine, come È molto carboidrati, di più. è relativamente basso per suini, per bovini, poi bassissimo. Per gli insetti questo rapporto, questo indice di conversione è molto elevato e quindi diventa una fonte proteica molto interessante e molto efficiente. Insomma, questo perché? Perché gli insetti sono animali a sangue freddo e quindi non utilizzano una parte di energia per mantenere costante la Diciamo che temperatura è del un elemento corpo. molto secco, no? A differenza del maiale Esatto. di cui ha parlato prima. Infatti l'80% del corpo del grillo è utilizzabile per essere mangiato, mentre per suini e per polli russi arriviamo al 45, 50, 55%, il resto poi viene utilizzato per altre cose, ma non è edibile. Quindi la resa in termini di proteine, soprattutto per gli insetti, per il grillo anche, è molto elevata. Chiedevo una cosa, anche perché io sinceramente non so se l'ho già ingerito in qualche modo, me l'hanno fatto ingerire senza la mia volontà. Ha un sapore diverso, cioè si avverte qualcosa o c'è una lavorazione talmente anche un po' chimica che lo Sì. stupisce? Il processo di estrazione è abbastanza semplice ma molto intenso. Gli animali vengono soppressi, congelati, vaccinati, viene eliminata la parte grassa con il solvente organico, poi si solubilizzano le proteine, alla fine si ottiene una polvere che in effetti del grillo mantiene un po' poco, anche perché le proteine non sono. Non hanno memoria del soggetto da cui derivano, della Ah, specie da ecco. cui derivano. Si lasciano trasformare, alla fine quelle che troviamo nella polvere finale ha grosso modo la stessa composizione di proteine di una proteina ottenuta dal suino, dalla soia. Certo, certo. Sono stati fatti naturalmente tanti test organolettici su queste farine, introdotte come ingrediente all'interno di altri prodotti cracker, per esempio. In percentuale del fino al 5, 6, 7%, come odore no, perché trattamento termico è così forte che comunque i volatili vengono eliminati, ma come sapore un certo retrogusto viene lasciato. Per alcuni non è cattivo, per altri invece come rimane un po'. Ma i retrogusti si possono sempre ricoprire con degli aromi. Ah, ecco, e infatti come tutte le cose. Allora, Barbieri, invece dal punto di vista nutrizionale, prima abbiamo accennato qualcosa. Sono proteine di buon livello, sono proteine con un buon indice chimico, che significa che hanno tutti gli amminoacidi essenziali sono rappresentati, parte 2 sono leggermente sottoutilizzati, per il resto sono proteine utilizzabili come le proteine animali o anche vegetali. Abbiamo un indice di coesione, come dicevo, molto elevato e vengono elencate anche delle proprietà per queste proteine, oltre all'aspetto nutrizionale. Sembra che siano antinfiammatori, poi sono un risultato antinfiammatorio, sono antiossidanti, che oggi va molto di moda, Eh sì, naturalmente, eh sì. perché Esatto, antiossidanti non si vende niente. E poi esatto. si vantano anche un mucchio di altre proprietà mediche, ma a volte bisogna stare un po' attenti, perché di tutti i nuovi prodotti che vengono messi sul mercato spesso si vantano
un po' di tutto, sono tutti anticancerogeni, anti. Dobbiamo fare da Bisogna capo stare un po' noi attenti, tante no? Certe volte volte vengono vantate le proprietà, insomma. Comunque sono sicuramente porzioni sicure, se sono, voglio dire, prodotte in modo corretto. Abbiamo parlato di così, queste proprietà che hanno questi insetti, ma le farine sono normate da una legislazione. Sì, da parecchi anni c'è una legislazione a livello europeo che ha normato altri tipi di insetti. Recentemente la farina di grillo è stata normata con un regolamento europeo del 3 gennaio del 2023, essendo un regolamento deve essere recepito dalle nazioni aderenti, quindi l'Italia lo ha recepito nel dicembre del 2023 e da quel momento sono commercializzati, non sono stati catene di supermercati, quelli grossi no, ma i catene di supermercati più piccole hanno già iniziato a vendere. Devono essere vendute in comparti separati, in modo che si capisca bene che si sta mangiando qualcosa che contiene proteine ottenute dal grillo o da qualsiasi altro insetto. In questo regolamento sono indicati anche i prodotti in cui è possibile inserire come ingrediente la Da farina integrare da integrare, con percentuali che di solito non superano mai il 7-8-10%, forse sono inferiori. I prodotti sono generalmente pane, cracker, grissini, snack, tutte cose molto secche. pasta, sì. No, anche salse come addensanti, possono essere utilizzate come addensanti, anche prodotti di carne come hamburger, salsicce, e salse, anche la pizza e la pasta. La mia curiosità, come mai è uscito questo, diciamo, questo consumo adesso, questo utilizzo dei grilli? Che cosa devono compensare? Cosa mancava per poter magari avere un prodotto forse completo? Vista nutrizionale, dal punto di vista commerciale, dal punto di vista commerciale un prodotto nuovo è sempre interessante per scoprire dei nuovi mercati. Come infatti dicevo, anticipavo prima, McDonald's ha lanciato Sì, questa può essere, anche come novità. anche se magari più rivolto al pubblico giovane, perché in Italia noi sul cibo siamo molto tradizionalisti e quindi andare a modificare i nostri prodotti Allora, non è mai ci un buon si abitua risultato. sempre a tutto. Magari sentendo questa notizia, che è abbastanza anomala, pensare che non è nella nostra tradizione, pensare di dover consumare degli insetti che di solito vediamo d'estate, che saltellano, mi chiedo anche, gli animalisti cosa dicono? Avranno sicuramente qualche problema in questo modo in cui si Anche situa. perché sono poverini, sono come i maiali, hanno diritto di vivere anche loro. Allora, come hanno risposto così? Non ci hanno informato su questo, ma Non si sono espressi anche loro. sicuramente cioè, le obiezioni sono le stesse che si possono avere La per il consumo di protezione. animali. Sì. Bisogna dire anche che anche il consumo di piante si chiama il consumo di un organismo vivente. La pianta non urla, quindi non ci Come i pesci. accorgiamo se soffre o Sì, meno. esatto. Questa farina di grillo può eventualmente aver avuto così la compensazione per il fabbisogno alimentare nel mondo? Sì, tutti gli articoli scientifici che studiano le proteine di grillo, tutte, iniziano tutte dicendo che la popolazione mondiale raggiungerà un tot miliardi nell'anno 2050, e quindi avremo bisogno di aumentare il nostro, la nostra produzione di proteine, per esempio. Detto perché avremo una scarsità di cibo, detto qui nel nostro nord, se la scuola un po' strano, considerato tutto quello che viene gettato. Forse a livello globale può anche darsi che il fatto Dobbiamo possa essere allargare un corretto, pochino quello che però è uno dei la motivi di nostra mistificazione è visione. proprio È proprio questo. questo. Percentuale sul numero di insetti e resa di Quantità di farina che si può ottenere dai grilli, diciamo che il rapporto è grosso modo 1000 unità, 1000 grilli, possono fornire 100-120 grammi di farina, con i dati di due campioni. E con una concentrazione di proteine, questa farina che va dal 50 al 75%, quindi sono concentrati elevatissimi. Quindi anche aggiungendo solo un 3, 4, 5% di ingrediente che porta una grossa concentrazione. Ecco, questo è il vantaggio. E questo è il vantaggio. Certo. Sono allevamenti circostanziati chiusi, quindi non è che vengono Sì, prelevati non sono delle campagne, dall'ambiente certo. naturale, vengono fatti crescere proprio in allevamenti intensivi, siccome
come gli animali, come le mucche. Noi sostanzialmente utilizziamo questi animali come delle macchine, in cui introduciamo del cibo e preleviamo del prodotto, delle proteine, degli alimenti. E lo misuriamo proprio come efficienza, come indice di conversione, cioè quanta massa corporea mi dà se io metto dentro un chilo di. In modo molto meccanico, cioè, li consideriamo proprio Sì, vero. delle Sì, macchine. L'allevamento funziona in questo modo qua. un allenamento vero e proprio. Allora, questi prodotti sono più o meno sostenibili, no? Nelle corrispondenti proteine animali o vegetali. Sì, su tutti i prodotti si fanno analisi di sostenibilità con il metodo della gestione del ciclo di vita. Sono stati fatti naturalmente anche sulle farine di grillo, dove vengono utilizzati come parametri l'impatto sull'ambiente, l'impatto sul clima, l'impatto sulla salute umana, il consumo di risorse, il consumo di territorio. Su tutti questi parametri, le farine proteiche di grillo sono meno impattanti delle farine, proteiche animali, tranne che sul consumo di energia, perché considerato un allevamento, evidentemente l'energia necessaria si deve spendere per ottenere una certa quantità di prodotto è elevata. Se invece facciamo il paragone con le proteine vegetali, la cosa cambia completamente, cioè sono molto meno impattanti. Do qualche numero. La quantità di anidride carbonica prodotta per chilogrammo di proteina da grillo è di 2,8 kg di CO2. Per un suino è 8,6 kg di CO2, ma per la soia è 0,2 kg, cioè è un decimo, molto, molto meno. E questo vale per tutte le proteine vegetali, tranne che per il riso, che invece è abbastanza importante. Eh sì, una domanda a Giampiero Barbieri che è stato esaustivo per tutto quello che sono state le nostre curiosità. L'ultima domanda è, può provocare intolleranze? Sì, tra le proteine estratte dai grilli e dagli insetti in generale, ma dei grilli in particolare, ci sono proteine simili a quelle dei molluschi e dei crostacei, per cui chi è allergico a molluschi e crostacei è bene che non consumi questo Allora, ringraziamo Giampiero Barbieri, grazie per essere stato con noi.